ragazzi, sono Carlo e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, pagellone del Napoli. Vi ricordo che pagellone è per tutta la stagione, quindi campionato, Coppa Italia e Europa League. E partiamo subito. Partiamo da Ospina. Ospina 7 e mezzo, secondo me. Poi Meret 5 e mezzo. Marfella. Ragazzi, Marfella senza voto. Kalidou Koulibaly 8, ragazzi, secondo me Koulibaly è uno dei difensori più forti al mondo. Rachmani 7 e mezzo, che comunque ragazzi, Rachmani dopo la partenza di Manolas è diventato lui il titolare e si è fatto trovare subito pronto, quindi 7 e mezzo. Tuanzebe senza voto, ragazzi, cioè Tuanzebe è appena arrivato, solo una partita ha giocato. Quindi quella di Coppa Italia con la Fiorentina, mi pare. Juanjesus, ragazzi, voto 7. Quando non c'è stato Koulibaly per la Coppa d'Africa, o magari è tornato Koulibaly, ma Rachmani magari non era disponibile, eccetera. Juanjesus, ragazzi, si è fatto trovare sempre pronto. Quindi voto 7. Mario Rui, ragazzi, voto 7,5. Penso la miglior stagione di Mario Rui da quando è a Napoli. Gulam ragazzi, voto 6,5 e penso che il tempo di Gulam a Napoli sia finito. Di Lorenzo, ragazzi, Di Lorenzo, voto 7,5. Marquì, ragazzi, voto 6. Zanoli, voto 7. Ragazzi, Spalletti non ha mai avuto così tanta fiducia nei giovani. Gliel'ha data a Zanoli e l'ha subito e ne ha approfittato nella maniera corretta. Poi ho avuto 7. Anguissa, ragazzi, Anguissa ha avuto 8. E quando Anguissa appunto era in Coppa d'Africa, l'assenza si è sentita. Lobotka ha avuto 7. Demme, voto 5. Ragazzi, Lobotka e Demme hanno fatto il contrario. L'anno scorso Demme era insostituibile, Lobotka poteva anche andare, ma quest'anno è al contrario, Lobotka non si può cedere e Demme sì. Fabian Ruiz voto 7,5, probabilmente anche Fabian Ruiz partirà quest'anno. Zielinski voto 6,5. Elmas voto 7. Insigne, l'ultima stagione, ragazzi, voto 8 per questa stagione. Lozano, ragazzi, voto 7 per Lozano. Politano, voto 6 e mezzo. Unas, voto 6. Osimhen, voto 8. Petagna, voto 6. Mertens, ragazzi, 8 e mezzo. Spalletti 8 e mezzo anche per il mister, che comunque ha riportato la squadra in Champions League. Giuntoli, direttore sportivo, voto 7 e mezzo. Voto di squadra complessivo, voto 6 e mezzo. Ragazzi, comunque per questo è tutto. Lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre con un nuovo video. Ciao ragazzi.